È stata inaugurata oggi pomeriggio al Forte di Santa Tecla a Sanremo l'esposizione 100 dalla Vittoria, dedicata al centenario della fine della Prima Guerra Mondiale. La mostra è stata realizzata dal Comitato 100 dalla Vittoria in collaborazione con il Comune di Sanremo, il Polo Museale, l'ASVAL, la Croce Rossa Italiana, la famiglia Sanremasca e l'UNUCI. Nei saloni sono esposti cimeli, divise e fotografie e viene proiettato un video realizzato da Giancarlo Rilla sull'argomento. Ogni sera si terrà una conferenza sul tema e sul nostro territorio. Ci parla della mostra l'ideatore Lorenzo Vigo. A settembre ho fatto questa riflessione. Il prossimo anno saranno 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale e proprio perché è la prima guerra che ha una valenza mondiale, ho pensato che fosse una cosa giusta poterla celebrare in un modo degno. E il mio pensiero è andato subito ai tanti lutti che purtroppo ha creato in migliaia di famiglie. Una di queste famiglie è la famiglia di mia mamma, dove uno dei fratelli di mio nonno è morto a 20 anni sul Carso, una settimana prima della fine della guerra, alla guida di un plotone di mitraglieri incaricato nell'ambito della Sesta Armata, citata anche da Diaz nel Bollettino della Vittoria, di conquistare il Monte Pertica che fa parte del massiccio del Grappa, in modo da poter creare un baluardo all'avanzata degli austriaci che, se l'avessero conquistata, avrebbero invaso tutta la pianura veneta. E così mi sono messo in contatto con il capitano Prevosto. Il capitano Prevosto mi ha presentato il colonnello Recine, che è il comandante della base logistica di Sanremo, e da 3 persone siamo passati a 5, 7, 8, 10, e si è formato un pool di appassionati, di competenti, nell'ambito del quale io ho fatto semplicemente la funzione di un mozzicone di sigaretta che ha dato l'avvio ad un incendio di entusiasmo e di competenza. E la realizzazione della mostra non è assolutamente merito mio, ma è merito di tutti, e sono veramente tanti. Se dovessi nominarli uno per uno, la mia intervista durerebbe mezz'ora. La città di Sanremo è sempre molto attenta alla cultura e agli appuntamenti come quello dei 100 dalla Vittoria. La conferma ci arriva dal sindaco della Città dei Fiori, Alberto Biancheri, che quest'oggi ha inaugurato la mostra. Sì, devo dire che Sanremo siamo molto orgogliosi di queste celebrazioni che sono state fatte grazie al coordinamento, alle associazioni culturali e tantissime altre associazioni di volontariato che hanno partecipato a questi eventi. Come ricordava giustamente, oggi siamo qua a Santa Tecla, all'inaugurazione della mostra, e per ricordare, per anche far capire soprattutto ai giovani quello che è successo 100 anni fa, ma anche il grande sacrificio di questi ragazzi, perché si parla di ragazzi di 18-20 anni che si sono visti con un fucile in mano andare a difendere la patria. Ecco, credo che questo mese di intenso, soprattutto di ricordo, vada verso i nostri ragazzi per evidenziare questi valori di sacrificio, di amore verso il proprio paese, e sicuramente devono essere quelli che devono accompagnarli anche nel corso della loro vita, del presente e del futuro, per affrontare le nuove sfide che si troveranno ad affrontare.